Ciao a tutti da Piero. Oggi della serie Ripariamo il nostro CX-20 vi mostro come sostituire il motore. Ma prima di arrivare alla conclusione che sia il motore guasto, dovete verificare che non sia l'ESC, perché il 99% delle volte è l'ESC. E in questo vi do una mano io col mio canale, dove potete trovare una serie di tre video per verificare se effettivamente sia l'ESC o il motore danneggiato. Comunque, assodato che in questo caso il motore è guasto, munitevi di un saldatore adeguato e procedete con dissaldare lo stagno. Se avete fatica a dissaldare il vecchio stagno, squagliateci sopra del nuovo stagno che fungerà da conduttore di calore. Una volta smontato il motore guasto, procediamo a montare quello funzionante. Tenete presente che per i motori originali del CX-20 che hanno una filettatura è obbligatorio scegliere il motore corretto. In questo caso noi stiamo montando un motore che va in senso antiorario, che ha la filettatura per i motori in senso antiorario, per, diciamo, la filettatura per l'installazione dell'elica, e un buco sul perno dove si avvita l'elica. Per cui fate molta attenzione nella scelta. Procedete con la saldatura dei cavi e se durante la prova vi rendete conto che il motore gira in senso opposto a quello desiderato, potete tranquillamente invertire il cavo giallo con quello rosso senza problemi. Ora procediamo con il test finale. Accendiamo il drone e vediamo un attimino se il motore gira. Ritornando all'inizio, se il problema è l'ESC, dopo averlo sostituito dovete calibrarlo l'ESC, e in questo vi do una mano sempre con un tutorial che troverete sul mio canale. Ok, il motore funziona e siamo tutti felici e contenti, per cui per oggi abbiamo finito. Ragazzi, mi raccomando, se ancora non siete un mio follower, vi prego di iscrivervi e vi ricordo che mi potete trovare anche su Facebook, nella mia pagina personale, o sul mio gruppo Drones Deal Ask for Coupon. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. E mettete un like!